Ricordo a tutti che 2 giorni fa le mie colleghe Paola Taverna e Roberta Lombardi sono state in una scuola materna a Roma e hanno trovato in un'ala di una scuola materna a pochi passi dalla mensa escrementi di piccione e muffa. Seconda cosa, le classi pollaio, anche 35 studenti in una classe. Escrementi di piccione. E terzo, vabbè, non ho capito. Escrementi di piccione può succedere, non è imputabile a Renzi, diciamo. No, le sto dicendo in che condizioni siamo dal punto di vista dell'edilizia scolastica. È sicuramente imputabile ad un governo che ha preferito fare altro.